Ennesima tragedia nel Mediterraneo. 10 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'Europa. Erano partite dalla costa della Libia su un barcone sovraffollato segnalato da Alarm Horn e Seabird, insieme ad altre 99 soccorse da GeoBarents, quando la nave di Medici Senza Frontiere ha raggiunto la carretta del mare a circa 30 miglia dalle coste libiche. Per i 10 non c'era più niente da fare. Intanto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, è intervenuto a Smart City Export World Congress, l'esposizione internazionale che si tiene in questi giorni a Barcellona. Martello ha prima parlato al dibattito promosso dagli organizzatori dell'Expo, subito dopo ha preso parte alla riunione del Consiglio Mondiale. Nel corso del suo intervento Martello ha spiegato i numerosi aspetti legati al tema del flusso migratorio e dell'impatto che questi hanno sui territori locali e del percorso che sta portando alla nascita della Carta di Lampedusa. Martello ha anche parlato di quanto sta avvenendo in Bielorussia al confine con la Polonia. Ma l'Europa ha una grande responsabilità in tutta questa vicenda, nel senso che tenta di spostare l'obiettivo sempre al di fuori dei confini, anzi spostando l'attenzione sui paesi di partenza, perché pensa che il problema sia solo economico. E invece quello che sta succedendo è un problema serio che porta l'Europa ad essere ricattata.